Non so se ho ripreso prima, comunque sto per fare la scrub in maschera, uso lo Sugar Scrub, quello al kiwi di L'Oreal, e dopo andrò a fare la maschera anti-imperfezioni sempre di L'Oreal, quella blu. Ok, ho preso un pochino di scrub e lo vado a passare. Se diventa rossa la pelle, non vi preoccupate perché è l'effetto calore dello scrub. Non vi preoccupate, lo passate un pochino. Io in questo periodo ho un sacco di imperfezioni, maledetta allergia. E andiamo a sciacquare lo scrub. Ok, tamponiamo il viso. Ok. E poi con l'ausilio di un pennello, sarebbe pennello fondatinta, ma io lo uso per le maschere, è della Royal Beauty che io prendo da Ipersop, e vado a spalmarmi la mia maschera. Di solito li faccio alla domenica, ma oggi sono a casa di sabato e non so cosa fare, io devo sempre fare qualcosa. Sono sempre attiva. Però vado a applicare, scusate se non guardo, ma se no mi cieco. Mi piacciono un sacco le maschere di L'Oreal. Infatti le straconsiglio. Mi piacciono tantissimo. Perché vi ho fatto la review dei patch e dei cerotti, volevo farvi anche l'applicazione di una maschera. Questa ne ho particolarmente bisogno perché ho un sacco di imperfezioni dovuta ai bagordi delle feste, bagordi nel senso che quando vai al ristorante, quando vai per le feste, non puoi dire ah, le sue pentole, tu dai Monica, le sue pentole qui, le sue pentole lì, posate. Io ho evitato gli alimenti con il nickel, però gli strumenti per cucinarli non ho potuto farci niente, tranne che in casa dei miei e in casa del fidanzato. Ho potuto monitorare la cosa. Al ristorante non si può, infatti non credo che esista un ristorante che ha tutte le pentole senza nicchie. Se lo sapete, fatemelo sapere, ognuno. Andiamo a passare e questa dovrebbe essere tenuta 15-20 minuti. Poi noi ci rivedremo dopo. Ovviamente non vi lascio così, che siamo grandi puffo. Puffetta no, perché puffetta è bionda. Maschera applicata, più o meno.
maschera applicata, maschera applicata e tempo di posa, questi sono i 15-20 minuti, e tengo la maschera e ci vediamo dopo quando la sciacquiamo. Vi saluto, ciao. Rieccoci. Ci andiamo a sciacquare la maschera. La maschera come? Io che trovo? Mi trovo con legna, non mi trovo. Ne trovata una, dove là, una sola. Con le spugnette struccanti di Tigotà. Sempre dovete bagnare. Non le uso per struccarmi perché non... Cioè, devo ancora trovare un buon struccante da risciacquo. Vero che mi viene che adesso vado a togliere la maschera. L'ho tenuta 15-20 minuti, eh? Mettiamo in conto questo. Si è asciugato, quindi è abbastanza... Non sono difficili da togliere. Queste io le uso... Sono spugnette struccanti, ma io le uso per togliere la maschera. Che fanno un po' di attrito e la maschera viene via. Scusate la luce pessima, ma è della... Mi vedete? Mi vedete? Sì. E vado a sciacquare tutta la maschera. C'ho brufoli strani, un brufolo ciste, non lo so. Comunque credo di averla eliminata tutta. Ok. Sciacquo la spugnetta. Vedete? Un po' di ginocchia. Sciacquo. Ma è sempre un po' e io uso questa qui per sciacquare tutto, che sarebbe la spugna Conjac. Io l'ho presa su Amazon, no, c'è tre tipologie: quella con la bolla di domanda, col carbone e il tè verde, che è questo pacchettino qui, c'era questa dentro insieme. C'era della Kiko, ma non lo trovo. Queste dicono che in teoria hanno un mese di vita, però vedremo. Non è un mese che lo sto utilizzando. Saranno 2 settimane. Però è sempre morbida, è sempre pulitissima, quindi con questa vado a togliere tutti i residui. Sto approfittando di una giornata in casa, dove io non sono mai a casa tutto il giorno, è molto raro,
ne approfitto per prendermi un po' cura di me. Visto lo stato delle spalle, la stressiamo, la sciacquiamo e io la vado ad appendere, che si deve asciugare all'aria. Sciacquo il viso. Tampono. Ecco fatto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Lasciate un like, un commentino se fate le maschere, cosa usate, che sono sempre molto curiosa. E noi ci vediamo al prossimo video. Un grosso bacio. Ciao ciao!